Marzano. Allora, forza che siamo in votazione. Cominardi. Mazziotti. De Laurentiis. De Lorenzis. Monchiero. Monchiero. Ecco. È andata, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Allora, favorevoli 61, contrari 328, la Camera respinge. Siamo al 12.60, qui i pareri sono contrari, Commissione Governo, si rimette all'Aula, relatore minoranza. Sarro, prego, deputato. Grazie Presidente. Per quanto riguarda le ragioni di questo emendamento, sul piano della riduzione, dell'attenuazione dell'impatto sulla tassazione, mi riporto per così dire alle dichiarazioni a proposito dell'emendamento 12.50 dell'onorevole Matarrese e voglio anche segnalare che si parla di solidarietà, solidarietà universale, finalità nobilissime e altissime, però occorrerebbe a questo punto considerare anche un fondo di solidarietà nazionale perché questa legge che ha l'ambizione di disciplinare in termini di principi generali il tema delle acque, del ciclo integrato delle acque, non considera assolutamente un segmento importantissimo che è quello del collettamento e della depurazione di aspetti che nel nostro Paese, in aree importanti del nostro Paese, registrano delle gravissime criticità. E allora sarebbe stato opportuno che, se un prelievo deve essere fatto mediante la tariffa nelle tasche dei cittadini, queste risorse venissero egualmente distribuite per una solidarietà internazionale, ma anche per una solidarietà nazionale con le aree che sono maggiormente svantaggiate quanto a servizi in materia di depurazione e in materia di collettamento. Grazie, deputato Capezzone. Per esprimere consenso all'emendamento del collega Sarro, che almeno cerca, diciamo, di ridurre il danno, quindi da questo punto di vista è estremamente positivo e quindi annuncio il voto favorevole. Segnalo però con rammarico che abbiamo chiesto al Governo una risposta su come si concilino gli annunci, le intenzioni di riduzione della pressione fiscale con questo aumento delle tasse. Non ho ascoltato alcuna risposta né dal Governo né dalla maggioranza. Gli unici che hanno risposto, oltre ai miei amici in modo sorridente, sono stati in modo serio dal loro punto di vista i colleghi di Sinistra Italiana che dicono: ma sono in campo delle visioni, occorre fare.